Diciamocelo chiaramente, dall'Europa non è arrivato nessun regalo. Ecco perché i toni trionfalistici con cui Conte ha annunciato l'accordo europeo sul Recovery Fund sono a dir poco fuori luogo. Vogliono far credere agli italiani che i problemi del paese siano stati risolti come per incanto, ma le cose non stanno veramente così. I soldi del Recovery Fund infatti non sono né gratis né immediati. I 200 miliardi di euro destinati all'Italia cominceranno a essere erogati solo dopo l'approvazione del prossimo bilancio settennale europeo, quindi non prima di un anno, e saranno centellinati nell'arco di 7 anni, cioè dal 2021 al 2027. La maggior parte di questi fondi, 120 miliardi di euro, ci saranno prestati, ripeto, prestati, costringendoci ad aggiungere nuovo debito al già gravoso debito pubblico italiano, ipotecando così il futuro delle nuove generazioni che dovranno restituire all'Europa ogni singolo centesimo. Tirando le somme, solo a partire dal 2021, dall'Europa arriveranno circa 40-50 miliardi di euro da suddividere in 7 anni, una cifra molto simile a quella messa a disposizione per il MES. Casualmente però gli unici finanziamenti europei che possono essere utilizzati immediatamente per la spesa corrente, come per istruzione e sanità, saranno quelli del MES. Coincidenze? Io non credo, ma non è finita. Ciò che più ci spaventa è che per ottenere i fondi del Recovery Fund ci verrà chiesto un programma di riforme rigoroso basato su raccomandazioni specifiche dei burocrati di Bruxelles. Un programma che richiederà interventi strutturali mettendo a rischio servizi e pensioni, oltre ad intaccare i nostri portafogli introducendo nuove tasse da gennaio 2021 come la plastic tax. Infine, le erogazioni del Recovery Fund saranno soggette a condizioni stringenti e a vigilanza costante. Non solo la Troica, che ha tenuto in scacco la Grecia per 10 anni, ma anche ogni singolo Stato membro potrà bloccare gli stanziamenti a beneficio degli altri Stati. Il governo sta giocando con il fuoco. Accedendo al Recovery Fund lascerà la politica economica in mano a Bruxelles e l'Italia, così facendo, sarà di fatto un paese sotto commissariamento. Se poi pensiamo che queste risorse saranno spese dai ministri come Gualtieri, Azzolini e Di Maio, c'è proprio da mettersi le mani nei capelli. Il governo giallorosso dovrà infatti proporre riforme e un piano di investimenti triennale che Bruxelles attende in tutti i dettagli per il prossimo ottobre. L'auspicio è che tra bonus monopattino, barconi carichi di clandestini, assegni per il reddito di cittadinanza, il governo trovi il tempo per ascoltare la Lega e gli italiani che chiedono un taglio vero della burocrazia e un abbassamento delle tasse. Caro Conte, c'è ben poco da esultare. La strada per il Recovery Fund è tutta in salita e irta di ostacoli. Il peggiore di tutti però è proprio il vostro governo, sostenuta dalla fragile e litigiosa maggioranza PD 5 Stelle che tutt'oggi è divisa su tutto. Gli italiani non vedono l'ora di potervi giudicare nelle urne.